Questo sì che è un dono del cielo. Però c'è scritto non toccare. Io però non l'ho visto, Non l'ho visto, no? No, neanch'io l'ho visto, Bene. Prendilo, Benji, prendilo, muoviti, dai! Dai, andiamo. Quando Toto ha detto che loro stanno di nuovo insieme, hai cambiato faccia, ci sei rimasto molto male. E a te? Perché interessa così tanto sapere quale ragazza mi piace? Forse perché mi importa di te. Bene, questo sì che le piacerà. L'unica cosa che le chiedo è atteggiamento positivo. Positivo, molto bene. Ora andiamo pian pianino. La verità è che lei così sarà un'altra cosa. Si guardi con allegria, buon umore, con positività. Ci serve un'attrice che reciti con me nel videoclip. Vale, vuoi essere la mia protagonista? No! No, no! Dio! Che succede? Niente, il dolce non c'è! Non c'è che il succede? Dolce! Come non c'è il dolce? Chi ha rubato il mio dolce? Prendiamo un gelato, tranquilla. No, io voglio il mio dolce. Beh, io non l'ho preso. Beh, qualcuno l'ha preso e io voglio sapere chi è stato. Beh, è rimasto quello alla fragola che è più buono. Beh, c'è un solo dolce, perciò dobbiamo dividerlo. No, non potete mangiare quel dolce. Perché? Perché no, perché? Ragazzi, non mangiatelo. No, noi abbiamo fame. Mangiate un'altra cosa, il dolce lasciatelo lì. Non mangiatelo, per favore. Dai, per favore, perché? Per perché favore. Perché non potete mangiarlo assolutamente? Allora, che cosa succede? Si può sapere che cosa succede qui? Sì, i ragazzi insistono per mangiare il dolce e io gli sto chiedendo di non farlo, perché non possono. Allora, Luz, perché non possono mangiare un dolce? Perché no, zio, perché dentro c'è una pozione che ha messo Lucilla per Alessio. Una pozione? Lucilla vuole darla ad Alessio. Ma come ti è venuto in mente? Ti giuro che ho una spiegazione. Va bene, ragazzi, potete andare, è tardi. Però noi vogliamo sapere. Certo, insomma, vogliamo sapere tutto. No. Ora andate a dormire, sono tardi. Riparliamo domani, va bene? Domattina farete una bella colazione, promesso. Andate. Ma come ti viene in mente? Chi ti ha raccontato che Lucilla vuole dare una pozione ad Alessio? Scusate, avete visto per caso? Che fai con questo dolce? È mio, mi dici perché me l'hai rubato? Io non ti ho rubato proprio niente. La cosa non finisce qui. Bene, perlomeno sappiamo quel dolce a chi appartiene, no? Problema risolto. Andiamo, Luna? Arrivo, va pure, ti raggiungo. Luz, mi vuoi spiegare? Non in questo momento. Ma perché? Dimmi. Parleremo in un posto più tranquillo, dove nessuno ci può sentire.
Beh, ti prendo in parola. Non dimenticarlo. Eccolo qua. Ho ritrovato il mio dolce. Non tutto, ma basterà. Ah, sì? E dov'è? Sì. Chi l'ha preso? Sono stati i bambini. Ah. Però una delle due coppe è caduta, ma questa l'ho potuta recuperare. Insomma, era uno scherzo. Sì. Bene. Bene. Buon appetito. No, no, ma no, non ho fame, poi l'ho fatto apposta per te. Purtroppo ho veramente esagerato a cena e in verità non mi va, mi sembra un peccato. Perché non fai uno sforzo? Mangia. Ma amore, almeno prendine un pochino, in fondo mi sono fatta in quattro per recuperarlo. Ti prego. Lo assaggio. Bene, sì. Allora. È squisito. Sì? Sì. Visto? Sì, è squisito. È come se... Ha un sapore speciale. Cosa c'è? C'è tanto latte, vaniglia, e frutta, crema, un po' di tutto. Ti piace davvero? È una bomba di dolcezza. Una bomba. Sì, è una bomba. È squisito. Non sapevo che cucinassi bene. Mi sorprende perché tua sorella non sapeva neanche preparare un uovo al tegamino. Potremmo... parlare di qualche altra cosa che non sia mia sorella? Perché io... Beh, sì, ecco. Sì, tu hai ragione. Perdonami. No, va tutto bene. Stai male? Sto bene. Ti prego, parliamo, perdonami. Del matrimonio. Sì. Questo era un sì? Accetti di essere la protagonista del mio videoclip? Questo era un ti amo e sono innamorata di te. Però prima di accettare di fare il videoclip, ho bisogno di sapere se tu sei innamorato di me. Beh, e come prima. No, allora, tempo al tempo. Grazie per il sì, eh. Ci vediamo. Io ti strozzo, scarafaggio platinato, ma per chi mi hai scambiato? Per una bistecca, per incattarmi così? Scarafaggio platinato, io non me lo merito. E poi un'altra cosa, ho fatto quello che potevo, non sono mai stata un chirurgo plastico. Mi avevi detto che sapevi quello che stavi facendo, almeno levami questa roba dalla faccia. Sì, stavo giusto per farlo. Non mi tocchi, lo faccio subito, però pian pianino, permette, ecco... Perché non se lo togli personalmente? Me lo tolgo personalmente! Le faccio! Inutile! Grazie, maestro. Coraggio, maestro! Su, Eusebio! Può sentirmi? Io ti piaccio. No, 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 mi stai mettendo in bocca parole che non ho mai detto. Hai detto che ti interessavo. Ma è diverso dal dire che mi piaci. Al massimo mi puoi interessare come amico, come compagno. Posso essere il tuo personal trainer, scrivere un articolo su di te per la rivista, ma basta. Va bene, pensavo che... Cosa? Che cosa? Che ci stessi provando? Sì. No, no, hai equivocato, davvero, perché non l'ho mai pensato, hai capito male. Io invece dico che quella che ha capito male sei tu. Non c'è mai stato niente con Miranda. Che bugiardo che sei! Se poco fa mi hai fatto capire che Miranda ti piace. Ti ho messo alla prova, per capire che cosa vuoi da me. Questa è un'altra bugia. No, non ti credo. È la verità. Miranda è una bambina. Non mi interessa. Bene. Se è così, ti credo. Te ne vai? Sì, me ne vado. Vado a dormire. Che pensavi? Che restassi qui tutta la notte a parlare della tua vita? Hai avuto ancora ricordi dell'altra dimensione? Sì, non capisco perché, però sono convinta che sono ricordi di cose che ho vissuto là. Parlane con me, ti prego. Eusebio e i suoi seguaci ci hanno obbligato a bere una pozione. Cosa? Sì. Sì, ed è proprio grazie a questa pozione che loro ci controllavano. Credo che ci togliesse qualsiasi intenzione di scappare. E per quale motivo pensi? Insomma, come puoi pensare che Lucilla stia usando proprio la stessa pozione? Perché ho visto Lucilla comportarsi in maniera alquanto strana e ho concluso che quello che ti sto dicendo è la verità. Questo è il liquido che sta dando ad Alessio. Ne sei sicura? Totalmente. Non,
Non posso crederci, che facciamo? Beh, credo che dovremmo almeno farlo analizzare. Te ne incarichi tu? Sì, confesso che mi ha abbastanza confusa quello che mi hai detto. Sì, questo lo so. I tuoi sintomi sono uguali a quelli che avevo io nel mio ricordo. Mi stai dicendo che qualcuno cerca di influenzare il mio pensiero? No, non lo so. Non posso certo affermare una cosa simile, però sono convinta che accade qualcosa di sospetto e che Alessio in qualche modo va sorvegliato. Controllalo. Sì. E pensavo che potremmo fare un viaggio in Europa per la nostra luna di miele. Wow. Va bene, no? E una volta attraversato l'Atlantico, magari potremmo visitare città come Venezia, Londra, Berlino. Che te Berlino, ne pare? Venezia, Londra. Sì, mi piace l'idea. Ti piace? Sì, ho molto sonno. Molto sonno, sì, davvero. E, scusa, me ne vado in camera. Te ne vai in camera? Oh, ma quando sarò tua moglie, così ce ne staremo a letto stretti stretti. Sì, presto, presto. Notte. Ciao, a domani. Alessio, la giacca. La giacca. Ah sì, la giacca. Riposati, a domani, amore. Sì. Oh, devo trovare quel flacone subito. Secondo me il dolce non era stato avvelenato. Perché no? È che se lo volevano mangiare loro? No, non ci credo. Qui c'è qualcos'altro. Hai visto che faccia aveva, Luce? Sembrava seria. Sì, per me se avessimo mangiato anche un po' di quel dolce ci saremmo avvelenati. È sicuro. Guardate che vi ho portato! Oh! Un momento. A che dobbiamo tanto buon umore? Al fatto che Clara ed io non siamo affatto d'accordo col comportamento di Augusto. È così esagerato. Beh sì, ma il dolce non lo accettiamo. Che? No. Scusa, non ho capito bene che hai detto. Olivia, noi siamo dei futuri modelli, non possiamo mangiare a quest'ora. E soprattutto un'enorme torta. Ci dispiace, ma non possiamo accettare. Ah, beh, peggio per voi. Vuol dire che questa torta buonissima me la mangerò io? No. Ma si può sapere perché non l'hai accettata? Ha rifiutato una torta. Io non ci credo. Ma che state dicendo? Dopo quello che è successo volete mangiare? Lucilla avvelena i dolci, Olivia dei poteri. No, ragazzi, qui dobbiamo avere quattro occhi. Sì, dobbiamo avere quattro occhi e lo stomaco vuoto. Ehi, come va? Allora, che cosa ti ha detto? Valentina mi ha detto di sì. Farà il videoclip con noi quattro, ragazzi. Molto bene, molto, molto bene. Avete fatto pace? Per la verità, no, niente pace. Ma che vuoi dire? Che cosa è successo? Non so cosa è successo, però io non mi voglio impegnare, non voglio responsabilità. Amo Valentina, però non mi voglio impegnare. Forse non sei ancora sicuro di quello che provi per lei? Sì, Raul, ne sono sicuro. Io Valentina la amo con tutto il mio cuore, però ora sto come mettendola alla prova. Tu sei scemo. Lasciati andare se le vuoi bene, Ivo. Sì. Che aspetti? Dimmi che aspetti. Diciamo che vediamo come lo posso spiegare. Sto mettendo alla prova la relazione. Sì, io sento di amarla, però non mi sento pronto per essere il suo fidanzato. Ah, non ti senti pronto per essere il suo fidanzato? Certo. Ma dai, Ivo, falla finita. Se ultimamente sembravi una specie di zombie senza di lei. Sì. Ma cosa? Dai! Mettila. Ma piantala! Sono una sciocca, una stupida. Per questo nessuno mi prende sul serio. Di che stai parlando? È incredibile che ad Alessandro piaccia Miranda. Una ragazzina, gli piace una ragazzina che ancora si ciuccia il pollice. Beh, tu lo sapevi che Ivo mi ha proposto di girare un video con il gruppo e che mi ha baciata? E sai poi che mi ha detto che non vuole tornare con me? Io non capisco cosa è successo ai ragazzi. Hanno tutti dei problemi di testa, sono impazziti improvvisamente. Non capisco. Beh, è una salvezza che ci siamo noi, no? Sì. Mi stai bagnando? Ma devi stare tranquilla, perché sei solo a un passo dal tuo obiettivo. Ivo si finge indifferente come fanno tutti gli uomini, ma sono sicura che sta per crollare. Veramente ad Alessandro piace Miranda? Sì. Sì, sembra che io non esista. Non capisco, evidentemente devo farmi monaca come diceva mia nonna Paolina. Sarà così. Mi domando come può essere che una ragazza come me sia sola, che non piace a nessuno, non lo so. No, è impossibile. E allora, c'è qualche problema in me? Io... No. Acqua, chiare fresca, acqua, che maestro. Che è successo? Acqua fresca. Ora le racconto, la cosa si è svolta così. Lei si stava ammirando allo specchio e all'improvviso, tacchete, si è flusciato.
Che mi hai fatto, Rita? Che mi hai fatto? No, non le ho fatto nulla di male. La storia è andata così. Lei non si trovava più, voleva diventare divino. Ah. Perché effettivamente prima non somigliava certo a Richard Gere, né a Brad Pitt, né a nessuno. No, non pianga, non si deprima così. La prego, maestro. Signore Eusebio, per favore, sia uomo. Sono un fallito. Non dica così, altrimenti fa davvero arrabbiare Rita. Non dica così, non dica così. Vattene via, Rita. Lasciami piangere. Io sono un disastro. Sto perdendo la mia guerra. No, questo lei non lo deve pensare assolutamente. Intanto le dico una cosa. La pozione sta dando dei risultati più che buoni. Ora non mi faccia lo straccio bagnato. Stia su con la vita. Un po' d'animo, d'accordo? Andiamo alla grande, andiamo bene. Detto tra noi, quello che le ho detto di Richard Gere, di Brad Pitt, lei gli somiglia moltissimo, moltissimo. Addirittura, quando la vedo in lontananza... È uguale. Accidenti! Dove può essere? Spero soltanto che non l'abbiano buttato via. Ciao, Serena, come stai? Permetti una domanda? Per caso non è che hai visto un flaconcino con un contagocce più o meno di questa grandezza? No. No? No. Oddio, dove può essere? Eccolo, eccolo, ciao, come stai? Stavo chiedendo a Serena se per caso avesse visto un flaconcino col contagocce senza etichetta sopra, né piccolo né grande, più o meno... No, non ho visto flaconcini né piccoli né grandi né medi, no, nulla. Va bene, ma... Tu ne hai visto uno? No. Mi dispiace. Ma qualcuno l'avrà visto e magari lo avrà rubato! Non ci posso credere, certe cose capitano solamente a me. Non l'ho mai visto così abbattuto. Lei me l'ha rubato lei. Allora, punto uno, non mi deve parlare così. Punto due, non so di cosa sta parlando. Della pozione, del flaconcino con la pozione. Lei me l'ha rubato. Io? Per favore, io ho il mio. Allora me lo dia, ne ho bisogno. Ma non ci penso lontanamente. Io il mio e non posso darglielo. Soprattutto perché oggi sono più scombussolata del mio solito. Ho lasciato ora Eusebio nello scantinato a piangere come una creatura. E come mai? Ah, non va. È depressissimo. Ed ero venuta a cercare qualcosa di buono da fargli mangiare. Qualcosa che gli piaccia, che lo tenga up. Facciamo una cosa, gli cucini il pranzo. Lei mi prende in giro, si prende gioco di me. Io le sto dicendo che sono preoccupata per un'altra cosa, perché Alessio non si penta, non della depressione di Eusebio. Io le sto dicendo che sono preoccupata per Bella. Io faccio fatica a credere che lei sia tanto inutile. Perdere la pozione, no, ci vuole un cervello a parte. Se mi vuole attaccare, abbassi la voce, chiaro? Lei abbassi la voce, perché se Eusebio dovesse mai venire a sapere che lei ha perso la pozione, fin dove lo sentirebbero? Anche in cielo. Basta, Rita, basta. O meglio che si prepari. Basta, lo dico io, basta, non chiaro. Deve tacere, cucirsi la bocca. Basta, è chiaro. È una presa in giro, basta veramente con tutte queste urla. Stavo cercando di definire i particolari del matrimonio col mio migliore amico e basta, l'avrete detto 100 volte, ma ora basta. Gridavate tanto che non riuscivo quasi a pensare. Come sta oggi la suocera più adorabile del mondo? Grazie alle vostre urla mi è venuta l'otite, sì. Oh, perché discutevate? No! Discutevamo, ma non è vero, non è vero, si parlava forse ho alzato la voce perché sono molto emozionata e raccontavo come mi sento. Esatto, certo, vedi, la verità è che Lucille è così entusiasta, contenta del suo matrimonio che parla tutta... Imitavi Jane, la donna di Tarzan, giusto? Mi stava cercando, Victoria. Precisamente, hai 5 minuti per parlare? Sì. In privato? Sì. In privato, grazie. Alessandro, vai già a dormire? Sì, certo. Non hai voglia di suonare un po' la chitarra? Giulietta, ora è tardi, stanno tutti dormendo. Facciamo domani. No, facciamo ora. Mi è venuta un'idea, potremmo andarcene nel parco, là non ti sentirà nessuno. No, grazie, ho detto domani. Bene. Sì, meglio domani. Giulietta, ma che ragazza intraprendente che sei diventata. Però c'è qualcosa che devi sapere, cara. Prima di uscire insieme a Alessandro, penso che tu dovresti perlomeno aver terminato le scuole medie, sai? Perché una ragazzina dovrebbe frequentare i maschietti della sua età. Voglio dire, dei ragazzini come te. Ascolta, Gaia, tanto perché tu lo sappia,
Ad Alessandro piace Miranda e se a lui piace lei, è possibile che gli piaccia anch'io. No, la piccolina si è arrabbiata. No, 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 c'è un equivoco. Forse non mi sono spiegata. Sai come stanno le cose? Alessandro piace anche a me. Quindi è meglio che te lo scordi perché tu non puoi competere con me, carina. Non lo avrai pensato davvero. Ma ora va a dormire, è tardi per i bambini. A nanna con gli angioletti e se ti serve qualcosa chiamami. Che tenerezza. Gaia, perché le hai detto certe cose? Giulietta ha ragione in fondo. Valentina, che abbia ragione o no, non mi importa. Non è possibile che voglia conquistare Alessandro. E non ammetto che Alessandro si possa innamorare di una ragazzina. Mi dispiace, no. Ti dico una cosa. Bisogna eliminare il nemico prima che cresca. Per me sei matta. Mi hai capito o no? Sì, sì. Andiamo. Sì, sì. Ah, che stanchezza. Ciao! Come sta a quest'ora della sera la sorella più bella del mondo? Mua. Bene, bene. Tu come stai? Bene. Beh, veramente sono stanca. Oh. Voglio dormire e basta. Non puoi aspettare un attimino? Mi farebbe piacere parlarti un po'. Va perché bene. Sono preoccupata, sai? Per? Come per? Hai saputo che Alessio e Lucilla si sposeranno e non hai alzato un sopracciglio, anzi, sembravi contenta. Il problema è che il mio rapporto con Alessio è finito. Luna, non mi piace sentirti dire questo. E se è finito mi dispiace molto. Miranda, io ho intenzione di sposare Felipe. È la tua ultima parola? Questo fraconcino? Cos'è? Non ti posso raccontare. Perché no? Siamo sorelle, non dobbiamo avere segreti. Potrei avere in mano la risposta a molte cose. Non ti sto nascondendo un segreto, Miranda. È che non sono sicura. Te ne parlerò solo quando avrò verificato bene. Luna, non mi piace che ci sia qualche segreto fra noi, lo sai? Non è un segreto. Sì, invece. È brutto che mia sorella abbia dei segreti per me. Non abbiamo né tempo né soldi, quindi potremmo fare qualche ripresa nel parco. Ad esempio, riprendere il tramonto, noi che camminiamo sotto gli alberi, magari vestiti con degli abiti bianchi, Vale con i capelli sciolti. Sì, un'ottima idea, ottima idea. E soprattutto potremmo fare molti primi piani, sì, come sì, nei sì, video. Esatto, molti primi piani, così ci siamo. E molti sguardi, molti sorrisi. Sorrisi e... Che c'è? Ah, niente, che non si vede affatto che vuoi interpretare il ragazzo di Valentina. Tornando al tema del video, potremmo far cadere una pioggia di fiori sui sì. protagonisti proprio mentre si scambiano un romantico bacio. Ma certo! Bene, ma senti quanta poesia, già. Qui abbiamo un vero romanticone. Come si vede che voi siete innamorati e invece noi due che scriviamo per voi canzoni d'amore pur non lamentandoci, continuiamo a essere soli come cani. Scusate, mi posso unire al vostro piagnisteo? Lo scapolo Alessandro è qui per darvi il manforte. Ehi, conquistatore, che ti ha preso? Amici, approfittate della mia spalla e piangete con me. Ammirateci, ecco qui tre salami. Qui ci sono tre salami e un paio di furbacchioni. Oh! No! Pioggia di fiori! Guardi un po' che cosa le ha portato di buono quella inutile di Rita. Non ho voglia di mangiare. Mi ascolti, Eusebio, le assicuro che se butta giù qualche boccone della ricchissima colazione che le ho preparato, dopo si sentirà incredibilmente meglio. Non voglio mangiare, non voglio parlare, non voglio niente. Sono disperato perché sto perdendo la mia guerra. A proposito, senta che bella battuta. Allora, attento, cerchi di capirla. Sa che cosa dice il cucchiaio alla gelatina? Cosa le dice? Cosa le dice? Ah, non lo sa, vero? Le dice... Ah, perché non fai che tremare, codarda? Perché la gelatina trema in continuazione, no? Come quella che ho messo... Ok, questa... Questa è difficile che arrivi. C'era King Kong. Sa King Kong, lo scimmione? Sì, quell'enorme peloso scimmione. Quello con la ragazza in mano. Ti prego, non farmi del male, dice la ragazza, perché è il mio compleanno. E lui, buon compleanno, buon compleanno, tanti auguri. Va bene. Lei stia tranquillo. Certo, questa mi mancava. Le posso dire la verità? A me mancava solamente il maestro depresso. Io le devo fare una domanda, è una curiosità, signor Eusebio. È possibile che non abbia una pozione per l'allegria, per l'allegria, per l'allegria? E per l'allegria. E nemmeno per la gioventù.
Mio figlio non lo vedo tanto bene, quindi vorrei che ora tu e io parlassimo. Va bene, però non crede che sarebbe meglio se parlasse con lui? No, con te, da donna a donna, Lucilla. D'accordo, non c'è problema, però Alessio sta bene, no, felice. No, mio figlio non è felice, io lo so, perché lo conosco. Con tutto il rispetto, però non potrebbe esserci qualcosa che non sa di lui? Beh, quello che una madre può non conoscere può sempre intuirlo. E se dico che Alessio non sta bene è perché lui non sta bene. È una sua opinione, solo una sua opinione. Che lui abbia deciso improvvisamente di organizzare questo matrimonio a me pare una follia totale, non mi convince. Ma lui non ha deciso improvvisamente, ci conosciamo da molti anni, lei questo sì, lo sa. Sì, lo so che vi conoscete da molti anni, però pur conoscendovi da molti anni non significa che potete tranquillamente far suonare le campane della chiesa. Ci sarà qualcosa di più importante se vi sposate. Ma io lo amo, Vittoria, io lo amo. Non è importante questo. Perché lei fa tanti problemi? Che succede? Perché lei adesso sta cercando il pelo nell'uovo? Perché immagina cose che non esistono? Tutto ciò che vogliamo è essere felici. Giustamente. Spero solo che non stiate sbagliando. Beh, non si preoccupi. Per me conta solo rendere felice Alessio. D'accordo? C'è che sono il monello portoghese. Ben svegliato, dormiglione, in piedi, pelandrone. È arrivato il pagliaccio Rita Contempone. Ma che significa questo? In che dimensione mi trovo? Ah, allegria, buona giornata. Mi guardi, prego. Yuppi, allegria, allegria per tutti. Come si sente? Bene, spero bene. E ora la divertirò un sacco. Eusebio Pancione. Pancione sarà tuo nonno, pagliaccio inutile. Grazie, maestro. E adesso assaggerà la cioccolata che le ha preparato la zia Rita. Torno subito. Non si muova, mi raccomando, vado e torno. Eccola qua. La cioccolata te la puoi anche bere tutta. Ahia, mi ha rovinato il cappello, mi verrà un bernoccolo. Maestro Cicciottone. Ma perché non te ne vai nell'altra? Nell'altra dimensione? Chiudi la bocca, Rita. Non devi più parlare. Io non sono un debosciato. Non cederò mai senza lottare. No. Non sanno contro chi si sono messi. Quella ragazza, Renata, io voglio che si sposi adesso. Tu l'hai vista? Sai dove sta? Ti ha detto niente? Puoi parlare, pagliaccio ridicolo! Beh, me lo potrebbe chiedere in un altro modo, con le buone maniere. Comunque le rispondo. Quella ragazza, Renata, sta compiendo la sua missione, come la sto compiendo anch'io, anche se lei non se lo meriterebbe. Bene, proseguite, proseguite. Bisogna che quei due si sposino il prima possibile, immediatamente, subito. Muoversi, muoversi, muoversi! Ma che cosa stai facendo? Mi ha detto muoversi un attimo fa! Ma vai a lavorare, pagliaccio infelice! Ciao, Luna, amore mio. Oh, ciao. Buongiorno, allora? Come stai? Buongiorno. Dove vai con tanta fretta? Devo fare un paio di cose. E questo flacone, che cos'è? È un preparato per la pancia. Per te? Ti senti male? No, no, non ti preoccupare, dico davvero. Ma chi te l'ha prescritto? Al collegio non c'è un medico. Stai prendendo questa roba senza prescrizione? No, me l'ha prescritta un medico in clinica molto tempo fa. Non ti preoccupare. E come si chiama? No, non me lo ricordo, è passato tanto tempo. No, 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 non c'è niente. Senti, vado a telefonare alla clinica, vedo se lo trovo. Ti accompagno, okay? Se vuoi. Ma non c'è bisogno, ah, amore. Ecco, finalmente, quasi non ci credo. L'ho cercato dappertutto, invece l'avevi preso tu. Che fai con le mie gocce, Luna? Ottimi questi biscotti. Il mio yogurt è squisito. Non mangiavo una mela così da un pezzo. Bene, bene. Sbaglio o avete cambiato opinione? Che strano comportamento. Avete rifiutato la torta e mangiate questo? Per me volete solo dare ragione ad Augusto. Sbaglio, state parlando di me? Sì, stiamo parlando di te. Dicevamo che non siamo d'accordo sul fatto che non lasci che mangi. E noi stavamo dicendo che effettivamente sei un po' esagerato. Ma in parte forse hai ragione.
Insomma, esageravi un po' con la pretesa che non mangiassimo nulla di nulla. Sì, e per colpa tua stavamo quasi per mangiare il dolce avvelenato. Come per colpa mia? Sì, però avevi ragione. Meglio non mangiare, visto il nostro impegno. Buona giornata. Buona giornata. Che bello. Bene, ragazze, le vostre foto sono già pronte. Allora, a voi invece tocca oggi pomeriggio, ok? Capito, Miranda. Sì, Miranda, più forte. Sì, Miranda. Bene, perfetto. Qualche domanda? No. Prego? No, Miranda. Ottimo, perfetto. No, Miranda, ottimo. Ah, Serena, hai un minuto? Perché avrei bisogno di parlare con te. Sì, dimmi. In privato, se è possibile. Ok, ma di che si tratta? Dobbiamo discutere da impiegato a capo, non da amica ad amica. Ah, bene, ma chi si crede di essere? Non lo so, ma so che è sempre la solita presuntuosa. Ed è insopportabile. Fa vedere. Scusa, permetti? No, non le conosco. Sono mie. Ma... Sì, però le sto prendendo io. Non dire bugie, queste le sto prendendo io. Ho molta fretta, Lucilla. Non mi interessa, dammi il fuoco. Non lo vorrei rompere. Luna, ora basta. Questo è mio. Se vuoi un preparato, va dal medico, ok? E tu occupati della tua ragazza se sta male. Mi sbaglierò, ma qui succede qualche cosa che io non so. Sono cose mie. Luna, se ti senti male, dimmi. Sono cose mie. Tu hai dei segreti per me. E per Alessio avevi dei segreti. Prego? E per me tu hai qualche segreto? Se mi giuri su di noi che non hai segreti, io ti racconto ogni cosa. Visto? E basta domande, perché questo non ha a che fare con te. E con Alessio? Niente più domande. E chi dovrebbe scrivere quest'articolo? Tu! Sei una specialista sull'argomento. Miranda! Ho già il titolo, Confessioni. Almeno una volta hai tradito la tua migliore amica? Basta, Miranda! Chi confesserebbe questo su una rivista? Garantiamo l'anonimato, che so, crea una pagina, un blog. Non vogliono essere identificati? D'accordo, basta che raccontino tutto. No, mi vergogno troppo. Ah, vergogna, Serena. Se io che sono stata tradita non ho provato vergogna, perché devi provarla tu? Basta, Miranda! Noi saremo ancora amiche o no? Il resto non mi interessa. Sai che sei davvero sensibile? Sensibile! Sul serio, in fondo, molto, molto in fondo, ma sei davvero sensibile. E per una giornalista è positivo. Non sono una giornalista. Ah, no? Beh, tu scrivi per me ad ogni modo, perché me lo devi e scriverai tutto ciò che ti chiedo. Ma poi mi perdonerai? Beh, tu prima scrivi sui tradimenti e poi vedremo. Pensaci un po'. Sei grande. Voglio dire, io non mi intendo molto di calcio, però mi pare incredibile ciò che fai. Oh, grazie. Con una tifosa come te mi sento un campione. Non so se dovresti considerarmi. Perché? Io non ti dovevo chiedere di lasciare il calcio. Luz, tu puoi chiedermi tutto quello che vuoi. No, non è così. Io non ne avevo il diritto. È la tua passione. Tu sei la mia passione. Mi ami così tanto? Tantissimo. Più di quanto immagini. E tu? Ti adoro. Oh, ma che bella coppia! Mi avete commosso, davvero. Certo, venite da un'altra dimensione, ma siete speciali, speciali. Vi andrebbe di scrivere qualcosa riguardo l'amore che viaggia tra le dimensioni? Non vi piace l'idea? Sì, però nessuno leggerebbe roba di questo genere, no, Luz? Assolutamente. Chi ci crederebbe? Fuori dalla Mastery, dico. Certo, qui stanno accadendo tante di quelle cose che soltanto noi riusciamo a capire. Però se volete partecipare, non so, se avete una storia interessante, prego. Che te ne pare di la coppia alle prese con una passione personale? Alle prese con una passione personale, bellissimo! E di chi si tratta con precisione? Allora, uno dei due... Sì. Ha una passione, come il calcio, per esempio. O la vela, l'equitazione, una passione, quale non importa. La questione è che proprio questo hobby lo allontana un po' dal suo partner. Come si comporta quest'ultimo? Fino a che punto ha il diritto di reclamare? Lo capisce, non lo capisce, lo accetta? Non lo accetta, mi piace, è un'idea bellissima, interessante, quello che cercavo. Bene, bellissimo. Ragazze, io adesso torno a palleggiare. Queste sono faccende da donna e per la verità non le capisco. Ci vediamo. Ah, ok. Luz, hai parlato per esperienza personale, vero?
Bene, d'accordo, l'idea mi piace. Tu scrivi l'articolo e al resto penserò io. Mamma, mamma, scusami, io non ti ho sentita entrare. Sei sempre così concentrato, sempre così assorto in questi ultimi tempi e soprattutto sei sempre triste. Non sei più allegro. Sì, sì, sembrerebbe così. A me risulta abbastanza strano che una persona che dovrebbe essere innamorata, che dovrebbe sposarsi tra pochissimo tempo, se ne stia sempre con un'aria tanto afflitta e triste. Non so cosa dirti, potrebbero essere cose del passato o dei dubbi, suppongo. Sì, dubbi sicuramente, ma i dubbi uccidono o ti fanno sbagliare. Può essere. Io ti chiedo solo una cosa, Alessio. È necessario, e ti prego di ascoltarmi, che ti sposi così tormentato, angustiato. È necessario. È che... E che cosa? È che io non so se rinunciando starei meglio, mamma. Perché non rimandare? Non ho detto rinunciare, ma rimandare. Però adesso noi abbiamo questa opportunità, questo... Di quale opportunità parli, Alessio? Diciamocelo. È un capriccio di Lucilla. Lei ti ha forzato la mano. Perché che io ricordi, mai, dico mai, mi hai parlato di matrimonio con Lucilla. Non so. C'è qualcosa che ignoro, magari fatti che io dovrei sapere, che forse ti hanno portato a... Mamma, per favore. Non esiste. Allora adesso fai un favore a me. Tu ripensa alla cosa. Insomma, non ti puoi sposare con questa angustia. Devi essere prudente, è un passo che va pensato. Ti serve più tempo per capire bene quali sono questi dubbi, queste incertezze sul passato. Ma vedi, lei è già... Lei niente, chi ti obbliga? Che premura hai? Non esiste questa premura. È un passo molto importante. E se tu non ti senti bene, e dico davvero bene, non ti puoi sposare, Alessio. Fa un favore a tua madre, te lo chiedo per favore. Sii prudente, è la tua vita. Ti prego. Sì, hai ragione, mamma. Io voglio parlare con Lucilla e... per dirle che così non mi posso sposare. Esatto. Che aspetteremo. Mangia, Luna, mangia questo. Ti ho preparato il tuo sandwich preferito. Dai, mangia. Sì, in verità questi sono una vera delizia. Tu hai visto come faccio le cose. Quando uno le fa con amore, riesce tutto bene. Perché, ma mangia, mangia. Perché in fondo tutto andrebbe fatto come con va? Amore. Ah, Rita, ne voglio uno. No, mi spiace. Se voi dovete parlare, fatelo tranquillamente. Però tu mangia, capito? E io adesso devo andare. Tienile questo. Sì, okay. Hai capito? Mangia. Sì. Sì, vi lascio smettecolare. Certo, certo, ci vediamo. Ah, che carine che siete. Un amore, un amore. Ciao, che simpatica a volte, Rita. Sì. Certo, oggi mi sembra tutto meraviglioso. Mi sembra che tutto vada bene. Va bene con Martin. Scriverò un articolo per Miranda e probabilmente lo pubblicherà. Bene, mi racconti camminando. Perché? Dove andiamo? Accompagnami in un posto. Che posto? Luna mi nasconde un segreto. Mi tace qualcosa. A me sembra una ragazza trasparente. Certo, però non con me. Mi sta mentendo e non so perché. Per me ha a che fare con Alessio, sono sicuro. Felipe, perché non ti calmi? Credo che la gelosia ti stia annebbiando un po' la mente. Diego, si staranno incontrando di nascosto? Non lo so, rimane il fatto che tu mi sembri alquanto nervoso. Qui in realtà quasi tutti sono nervosi, no? Alessio che all'improvviso si sposa con Lucilla, tu che decidi di farlo altrettanto improvvisamente. No, no, perdonami, ma non è all'improvviso. Noi ci amiamo da 2 secoli almeno. Non c'è nulla d'improvviso, è chiaro? Sì, però stanno capitando un po' troppe cose insolite. Per me in qualche modo c'entra Eusebio in questo. Non ci avevo pensato. È possibile? Ma se sta architettando qualcosa è fra Alessio e Lucilla, perché il mio per Luna è amore puro, sincero. E tu non devi dubitarne, è chiaro? È amore puro! Ti ho visto i tuoi occhi, non puoi dubitarne. È amore puro. Per secoli abbiamo aspettato. Devo far analizzare questo. Credo che ci siano delle sostanze strane. E vorrei sapere quali. È urgente. Non sto mettendo in dubbio il tuo amore, è chiaro?
ci sono altre cose di cui ti devo parlare che vorrei che tu capissi riguardo al matrimonio. Ah, quindi non dubiti del nostro amore? Senti, Lucilla, io ho bisogno di spiegarti bene quello che mi sta succedendo. Mi ascolti? Beh. Mi puoi prestare attenzione per un minuto? Sì, certo, però ti sto preparando il tè. È meglio che tu lo beva caldo. Non è buono freddo. E ad ogni modo, devo dirti prima io qualcosa sul nostro matrimonio. Lucilla. Per esempio, il mio vestito. Non puoi immaginare che meraviglia. È elegante, d'impatto, una vera favola. Non posso dirti altro perché porta male, lo sai, no? Bene, per quanto riguarda il menù, abbiamo tre scelte. Almeno così mi ha detto il catering. Spero che tu approvi tutte le mie decisioni. Che? Approvi tutte le mie decisioni? Sì, sì. Sì, e ci sono altre due cose da stabilire. Una, chi ci può sposare. E due, dobbiamo fare la lista degli invitati. Sì. E poi ti devo chiedere un piacere. Preferirei che Luna non ci fosse alla cerimonia, perché lei non ha buoni rapporti con noi e ci farebbe del male, sì. Te lo chiedo per favore, non farla venire quel giorno, amore. Davvero? Oh, allora siamo proprio d'accordo su tutto, che bello! Vedrai quanto saremo felici insieme, amore mio. Grazie. Due giorni? Ma sono troppi! Come facciamo? Hanno detto 48 ore, ma visto che è urgente, magari faranno un po' prima. Incrociamo le dita. Fatto. Finalmente siete arrivate. Ho gli inviti di Lucilla e Alessio. Mi hanno chiesto di provvedere alla distribuzione. È per me? No, oh, grazie. E il mio? Qualche volta avete tradito un'amica? Proprio l'articolo per te. E lo scriverò per colpa tua. Mia? Adesso dai la colpa a me. Sì, è tutta tua la colpa. Per seguire i tuoi consigli ho perso la mia migliore amica. Prego, prego, Miranda è la tua migliore amica. Serena, non farmi ridere. Tu sei una falsa, tu sei un'ipocrita, perché tu mai... sei un'ipocrita, Giulietta. Ma non è falsa. Io sono... Ma perché gridate? Vi si sente da fuori, ragazze? Qual è il problema? Qual è il problema? È che lei critica me. Ma è davvero una falsa. Adesso è arrabbiata perché la sua migliore amica Miranda non se la fila. Sì, ma tu sei falsa, è colpa tua se l'ho persa. È colpa mia. Ma quando crescerai, Serena? È a te che piace Toto. Ciao, Alessandro. Ti ho portato un regalo. Un regalo per me? E perché? Sorpresa. E questo? È uno scherzo? No, nessuno scherzo. È un regalo per te. O meglio, è per la tua ragazza, la bambina che ti piace tanto. Vuoi sapere chi piace a me? Silenzio, musica, azione. Ivo, se non sarai più il mio ragazzo, tra noi finisce qua. Ecco, sì, e questo qui. Miranda. È perfetto. Ciao Luna, come stai? Che freddo che c'è qua. Scusa, ti posso fare una domanda? Tu hai ricevuto l'invito ufficiale al matrimonio di Alessio? Luna, ma che razza di domanda? Perché dovrei ricevere l'invito al matrimonio di mio fratello? Non avrebbe alcun senso. No, però mi chiedevo se noi avremmo dovuto riceverlo. Beh, non credo. Gli altri non lo so, ma a noi due non serve l'invito. Scusate, ragazze, se vi interrompo, però mi hanno detto che hai chiesto notizie sul tuo invito. Sì, mi è sembrato strano che... Che non ti abbiamo invitato? Sì, è così. Preferiamo che tu e Felipe non siate fra gli invitati e volevo che lo sapessi da me. Come? Scusa, Lucilla, perché Luna non è stata invitata? Miranda, mi sembra chiaro con quello che è successo. E ad ogni modo non è una decisione solo mia. L'ho deciso con Alessio. Vogliamo tranquillità nel giorno più bello della nostra vita. Sì, Lucilla, ma non è corretto. Non soltanto per Aspetta, quello che Alessio? Dire la gente. Scusa, amore. Vuoi o no che Felipe e Luna vengano al matrimonio? Alessio, tu che dici?
Loro non credono che è stata una decisione comune. Glielo puoi dire tu? Porque mi vida cambió desde aquel día en que lo conocí.